It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right. Ok guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Need for Speed. Perdonate il tono di voce strano dall'ordinario, ma sono da quasi una settimana con febbre, raffreddore e mal di gola, quindi tripletta devastante, ho registrato veramente poco e niente. Comunque, iniziamo subitissimo questa parte. Avevamo sbloccato la Ferrari 458 Italia e abbiamo iniziato il primo evento, la Edis Challenge, giusto per testare la macchina e vedere come se la cavicchia, e a quanto pare se la cava abbastanza bene. È a difficoltà media, come se non so se avete avuto modo di leggere. Comunque già siamo in prima posizione. Ovviamente sul rettilineo non ce la fanno a competere con la Ferrari. Da precisare che non ho ancora portato nessuna miglioria dal punto di vista delle prestazioni. Non ho modificato né motore né niente ancora, quindi ancora del tutto originale la macchina. E già ovviamente gli facciamo il culo. E poi ovviamente cercheremo di modificarla un pochettino la macchina, vediamo cosa riusciamo a fare. Adesso contate che voi l'avete vista già, le vedete magari nell'arco di una settimana una parte. Contate però che le registro tipo una settimana sì e due no, tipo un episodio sì in una settimana e dopo due settimane non registro, quindi perdo la mano. Dipende dalla disponibilità che ho come orari. Però è fighissimo sentire il sound della Ferrari, signori. Mamma mia. Ma... ok, secondo giro, signori. Siamo in posizione prima. Siamo in posizione prima, bellissimo. Vai, 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 vai. La teniamo perfetta. Vai. Sorpassiamo anche il furgoncino che non so che cacchio di velocità stava andando. Vabbè. Comunque, questa è un'auto che mi è stata richiesta da un iscritto. Nel senso, mi aveva richiesto la Ferrari, non è che mi ha specificato proprio questa. Ecco, qua proprio l'ho fatta malissimo, ma vabbè. Poi recuperiamo. Se avete altre auto da... volete vedere altre auto, signori, basta scrivermelo sotto nei commentini. E poi io le acquisterò, ovviamente quelle che ci sono in game. Non me le posso inventare, giustamente. Vai, scodata un pochino, adesso vai quarta, vai con la quinta. Però quanto è figa la Ferrari, signori, eh? Troppo figa. Lo stile italiano è inimitabile. Inimitabile, no, inimitabile, proprio... mamma mia che italiano, la febbre mi rovina. Dai che abbiamo vinto, dai. Da notare, signori, che non ho neanche il NOS, giusto per dirvelo, non c'ho neanche il NOS. Prima gara terminata, primo altri $7,000. Non posso mettere upgrade in quanto penso di aver speso tutti i soldi per la macchina di per sé, quindi non lo so. Ok, Melissa, dimmi. Di nuovo io, Melissa. I primi permessi sono fuori e siamo pronti per ripartire. Ok, abbiamo intanto terminato già la prima gara. Adesso vediamo un attimino qual è la prossima gara. Ah, controllo i messaggi di Spike, vediamo un attimino. Dica, dica, dica. Intanto controlliamo... ah, batti record di Magnus. Ok, vediamo che difficoltà abbiamo per questi qua. Allora, i Risky Devil, difficile, ok. Quelli di Manu, difficile. Quelli di Spike, medio. Quindi, ovviamente, andiamo a effettuare... ok, questo è difficile. Affrontiamo l'ultimo evento di Spike a medio e poi vediamo se possiamo... ok, abbiamo $11,000, quindi possiamo acquistare qualche upgrade per l'auto, dai. Non ho resistito, signori, e prima di affrontare la gara ho fatto un salto al garage per acquistare qualche upgrade. Come prima cosa ho acquistato il protossido d'azoto e, se non sbaglio, quella di 4 kg. Quella a tempo sempre. E poi ho acquistato qualche potenziamento per il sistema di alimentazione, il filtro dell'aria e così via. Adesso la macchina, oh, che zumpo. Che zumpo, che bell'italiano. Mamma mia, poi Spike ci è venuto addosso come un grandissimo figlio di puttana che è. Figlio di papà di merda. Tanto ti recupero, Spike, che pensi? C'ho la Ferrari, tu c'hai una M1 se non sbaglio, dovrebbe essere. Comunque dobbiamo battere il record qua, il tempo dobbiamo battere di 3 minuti e 16 e sono 8 km da dover affrontare. Perché si allarga così?
Non tiene. La velocità massima l'ho portata, se non vado errato, adesso dovrebbe essere da 331 km orari al massimo. Quindi, vediamo un attimino. Cioè, sta M3, sta M1, sta correndo veramente da far paura. Io sono a 300 e non riesco a raggiungerla. Mamma mia. Sta decollando. Dai che l'ho raggiunto. La velocità massima mi sa che è limitata a 300 lui. Aspetta un attimo, qua ci dobbiamo stringere che là c'è il divisorio poi. Poi erano cazzi andargli proprio addosso, signori. Comunque, spero che questa guida vi stia piacendo. Questa è una macchina, spero vi sia piaciuta. Ovviamente poi nella prossima parte continueremo a usare la Ferrari, però cambieremo la verniciatura e metteremo il kit qualche kit estetico. Madonna mia, però facendo veramente pietà con sta Ferrari. Devo usare il handbrake qua, cazzo. Ma levatevi dai coglioni, oh. Dai, dai, dai. Dite che lo raggiungo qua, signori. Vabbè che non devo raggiungerlo, devo arrivare in tempo. Però giustamente non supero Spike. È come se arrivassi secondo, in teoria. Allora, qua se non vado errato c'è la polizia, proprio che lo sta inseguendo. Devo aver visto bene. Sì, i lampeggianti avevo visto. Vai. Non ho capito perché gli avversari, no, quando giochiamo... la polizia inizia l'inseguimento, rallentano. Non so veramente il perché. Forse per far arrestare noi e non loro, che è la risposta più ovvia. È la cosa più scontata. La crew, ma alla fine ognuno si fa i cazzi suoi. Nessuno vuole finire dietro le sbarre. Stronzi. Vai, qua scalatina per avere i giri belli alti, vai. Mamma mia, per quanto non gli sono andato addosso al divisorio. Vai. Vai, 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 vai a tavoletta col NOS. Ok. 3 minuti e 16. Sono arrivato in 2 minuti e 52, se non sbaglio. Non ho neanche visto. Ok. Prima gara terminata. Perfetto, signori. Ora, devi affrontare la gara con mano delle derapate, se non vado errato. Dovrebbe essere. Quindi ci divertiamo un bel po' con mano adesso. Vediamo se è un'altra prova a tempo, quella di Spike. Sì, di nuovo. Vabbè, proviamo ad affrontare anche questa, dai. Tanto prima o poi dovremmo affrontarla. Quindi tanto vale levarci adesso il pensiero, signori, e battere quest'altra prova a tempo. Così in modo da levarci dalle palle Spike. La Ferrari... distrutta, esordio per la Ferrari, veramente pietoso, ma vabbè. Giustamente io vedo auto che vengono dall'altro senso e gli vado addosso, ma questo è scontato qua nei miei video. I fail sono scontatissimi. Cerchiamo di arrivare in 2 minuti e 47, ok, bella curvetta, vai. Vai, accelera adesso un po' di nostro, dato che siamo sul rettilineo. L'abbiamo usato tutto praticamente, ma vabbè. Dobbiamo recuperare terreno, altrimenti Spike qua ci rompe il culo. Vai. Vai, 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 vai. Vai. No, stavolta non mi fotti, eh. Dai, Spike. Di nuovo con la M1 e lui, oh. Vai, vai, vai. Vai. Ma perché non curvi se ti sto... Ti sto dicendo di curvare, stronza! Vai, vai, vai. Vai. Vai, leggera sculata. Non scodata, sculata, perché alla fine gli ho dato un colpo di culo. Più che altro colpo di fianco. Vabbè, ma non facciamo i pignoli, signori. Cerchiamo di battere Spike. Vai. Qua niente... Stava per partire il posteriore, ma niente da fare, l'abbiamo tenuta. Ah, non ho migliorato il tuning e la maneggevolezza, quindi ancora quello standard. Quindi non l'ho impostato né su derapata né su aderenza, è rimasto standard. Come era di fabbrica, diciamo. Scalatina, ok. Forse per la precedente parte, non per la prossima, per la precedente... Forse per la prossima parte la metterò un po' più su derapata, mi sa, eh. In modo da far partire prima il posteriore, perché altrimenti qua adesso è troppo aderente. E non va bene. Vai, tutto rettilineo qui.
Ci dobbiamo preparare al tornantone. Via. Via, dai, che aveva voglia, ce la fa, 20 secondi. Oh, che distruzione abissale. In 2 minuti e 22, anziché 2:47. Ok, dai, buono, dai. E almeno ci siamo levati dalle scatole quest'altra prova a tempo di Spike, dai. Ci accostiamo adesso. Ok. Vediamo, non ci chiama, non ci caga proprio Spike. Prima ci fa fare, vediamo. Ok, Ecco qui. Batti un'auto Magnus in un'auto con meno di 250 cavalli. Allora qui poi lo dovrò fare nella prossima parte, perché dovrò acquistare una macchina. Quindi per il momento facciamo gli eventi disponibili per ottenere i money. Magari ce l'ho già disponibile, non lo so. Beh, vediamo un attimo. Intanto proviamo questo qua, provo in derapate. Perché se non sbaglio adesso tutte le auto che ho hanno una media di 300 cavalli, se non vado errato. Quindi vediamo un attimino cosa fare. Dobbiamo acquistare proprio un'auto scarsa e potenziarla al massimo. Ok, qua devo fare 30.000 punti in 4 km. Meno male, allora meno 900. Stanco. Via. Vai. E qui vai col derapo. Olè. Vai, accelerata. Dai. Altra pattuglia. Ma tutto rettilineo, come faccio a fare 40? Ah, ok, qua iniziamo già. Vai, dai. Ok, siamo... Abbiamo superato almeno la metà, dai. Dobbiamo però trovare... Cioè, tutto rettilineo è qua, cazzo. Come ti faccio a fare della pata sul rettilineo? Vabbè, si può fare tecnicamente, però... Ecco, là c'è di nuovo la volante, quindi... Nella tana del lupo praticamente stiamo andando. Giustamente io gli derapo dietro. Giusto. Ok, qua bella curvina, vai. Non c'ha neanche cagato. Tipo, gli ho sfasciato il lampione, gli ho distrutto, non ci ha neanche cagato. Vai, Amy, che cazzo vuoi? Sono ancora io. Non farmi implorare, non è nel mio stile. Ma non rompere il cazzo, sto facendo una gara di derapate. Questa è più importante. Mi sa che qua seconda massimo. No, mi sa terza, perché no. Vai. Ok. Vai. Olè. Vai. Su due ruote. Aia. Ho perso i punti perché sono deficiente. Ah, questo qua non si sfascia. Mi sfascio io, ma non il palo. Vai, vabbè, dai. Tanto abbiamo raggiunto i punti, dai. Ok, dai. 45.000 punti, dai. Buono. Abbiamo almeno ottenuto qualche altro soldino in più. Perfetto, dai. Niente male. Dai. Manu ci chiama. Vai, Manu, dici tutto. Amico, sto facendo queste corse una dopo l'altra. Vai. Nel complesso tutto bene, a parte un paio di incontri ravvicinati. Che dobbiamo fare adesso? Ah, aspetta, c'è quella forse della pata, non so se funziona. Se è qua sotto. Sì, è qua. Non so se si può fare, nel senso. Sediamo. Ok, la macchina lo fa, dai che ce la fa. Ok, 5 su 30, perfetto. Poi vinci gli eventi della pata con Manu. Quanti sono gli eventi della pata? Allora, qua c'è l'altro evento di Spike, quella dei 250 cavalli. Ok, poi gli eventi di Manu sono... non c'è un cazzo di evento di Manu. Ma io non li vedo. O sono cieco io. Aspetta, ma era sotto. Vicino ai rischi Devil. Fa vedere. Eccolo qui, ok. Shiroi Kabocha. Ma quella non è l'auto di cosa? Di Ken Block? Che cazzo c'entra con Shibabo? Sono ignorante io, signori. Va bene.
Ma direi per il momento, signore, di concludere qua la parte. Non voglio dilungarmi troppo tra una parte e un'altra, quindi per il momento concludiamo qui. Poi ovviamente affronteremo sempre con la Ferrari qualche altro evento in modo da ottenere i fondi necessari ad acquistare l'auto dai 250 cavalli. Boh, detto questo, signori, vi ringrazio per aver visualizzato il video. Mi raccomando, lasciate un bel like, condividete in modo da supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella in modo da ricevere tutte le notifiche del canale. G2A Instant Gaming sempre in descrizione. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio dove continueremo le nostre gare con la 458. Ci vediamo, guys. Ciao!